Con la costituzione delle parti e l'ammissione dei mezzi di prova si è tenuto stamani presso la terza sezione penale del Tribunale di Salerno il processo per il presunto stupro di gruppo ai danni della soubrette Sara Tommasi. La violenza subita risalirebbe al momento in cui la soubrette ha preso in un di cucino. Secondo l'accusa, la Tommasi avrebbe condizioni di disagio psicologico e sotto l'effetto di droghe. Intanto nella lista testi dell'accusa compare anche il nome di Silvio Berlusconi, la cui presenza in aula è prevista per il prossimo 10 aprile. Berlusconi infatti sarebbe persona informata sui fatti in quanto la soubrette frequentava le sue cene eleganti ad Acquere. Avvocato, Sara Tommasi torna a Salerno dopo la denuncia dello scorso anno. Cosa si aspetta da questo processo? Il ripristino della situazione di giustizia. La denuncia a Milano. Quindi che cosa ci si aspetta? Ci si aspetta che dei comportamenti delittuosi siano dichiarati quanto tali. Ma perché è stato uno scandalo terribile che l'intera Italia abbia assistito a questa cosa che nessuno. Processo che è importante da un punto di vista morale, perché tutto qua pareva che di esercitare violenza, sfruttare, somministrare sostanze il periodo in cui soggiornò a Buccino. Non mi ricordo. Vabbè, ma poi su cose pure attinenti al processo volevo dire che Sara è difesa come parte civile dall'avvocato Campana, perché io sono stato dentro, che goduria! Difesa l'avvocato Saverio Campana in sede. Di cosa si sta occupando in questo periodo dal punto di vista lavorativo? Cosa ha provato in quell'aula di giustizia? Sì, perché rivedere De Vincenzo mi fa male